questo determinato e particolare momento storico parlare di politica estera è riduttivo per un paese come l'Italia. Parliamo piuttosto di politica internazionale, della politica che tutti gli stati membri dell'Unione Europea, ma anche del mondo, se non dell'Occidente, stanno portando avanti. Ecco, il nostro governo a livello internazionale prende delle decisioni, partecipa a dei consessi, si prendono delle linee, si decidono delle strategie. E decidere di picconare queste strategie è un atteggiamento decisamente irresponsabile. Stiamo parlando di un momento in cui, appunto, da una crisi, da una vera e propria guerra sul territorio europeo, stiamo solamente ora iniziando a vedere, le ripercussioni in ambito energetico e alimentare. Ripercussioni che appunto sono solo all'inizio, che vedranno nei prossimi mesi un acuirsi di difficoltà per tutti i cittadini, per tutte le aziende, per tutte le persone che vivono in realtà in tutti i paesi del mondo, perché non è una crisi localizzata solamente in Europa. Ecco, in questa fase è giusto che il Parlamento si esprima, è giusto che il Parlamento discuta e provi a migliorare le politiche che vengono decise appunto a livello internazionale, ma è fondamentale non picconare, non ridurre l'azione del governo, non minarla.